campo di Terre Padane abbiamo tre varietà, una di duro e due di tenero. La varietà di duro è il Minosse, varietà molto conosciuta, un ciclo medio precoce, ottimo per la pastificazione e rientra in tutte le filiere che abbiamo attualmente in Italia proprio sulla pastificazione. La sua caratteristica principale è che è un frumento che riesce ad accumulare molte proteine senza grosse difficoltà. Il peso specifico molto elevato porta ad avere un quantitativo di semina abbastanza importante sul campo, ma è possibile spingerlo con azotature importanti perché la taglia bassa, il fusto robusto e la capacità di accumulo di proteine porta ad essere un frumento assolutamente inallettabile. Minosse geneticamente ha nel suo DNA San Carlo e di questo frumento ha tutte le caratteristiche. Cosa migliore del San Carlo è proprio la tolleranza alle malattie. Per quanto riguarda i grani teneri, abbiamo l'Ilaria, è il nostro fiore all'occhiello. È sviluppato geneticamente completamente in Italia come tutte le nostre varietà e ha una peculiarità unica nel settore, la resistenza alla fusariosi. Non parliamo di tolleranza ma di resistenza. Abbiamo la capacità di rasentare lo zero per quanto riguarda lo sviluppo di DON, nonostante ci sia presenza di fusariosi. Per di più ci sono due geni che collaborano contemporaneamente, uno inibisce la fusariosi, l'altro inibisce la vomitossina che genera il DON. Ilaria è un panificabile di buona qualità, ottima produttività e basso investimento. Lo possiamo vedere, mantiene una sanità di pianta generale e ha una tolleranza alle malattie superiore alla media in tutti i settori. Addirittura ha una resistenza genetica comprovata alla ruggine gialla. È un frumento che entra in tutte le filiere più importanti per quanto riguarda i prodotti panificabili ed è molto apprezzato in agricoltura biologica per le sue caratteristiche. Il secondo frumento panificabile presente nel campo è Lucilla. È una varietà molto nuova per Isea e ha delle caratteristiche uniche. Ha una grossissima produttività, un basso investimento, è un ciclo, un habitus alternativo, quindi si presta molto bene come flessibilità a seguire il meteo che in questi periodi sta cambiando continuamente senza dare dei riferimenti. Una sua caratteristica è la taglia abbastanza elevata con un fusto molto flessibile a fibra lunga che oltre a garantire una produttività in granella notevole perché è un panificabile superiore quantitativamente interessante, fa anche una produzione di paglia al di sopra della media nazionale.